che è l'associazione materiale più spirituale. E delle ragazze, una sono esperantista, peraltro credo di sapere che sia uno dei sì, quest'anno abbiamo fatto esattamente 25 anni, dopo il particolare caso era più antica l'organizzazione. Non so se è potuto seguire quanto, se è potuto seguire qualche parte congressuale, c'è sottesa una e anche un pre-congressuale un po' c'è sottesa un po' questa tematica della galassia, del finanziamento dei singoli soggetti, dell'autonomia dei singoli soggetti, se c'è politica, non politica, se c'è economica, non so se è fatto l'idea su questa cosa. Diciamo che sostanzialmente la situazione di Michele Speranto è più antica, da questo punto di vista forse ne esiste anche più di molti degli attuali dirigenti delle altre organizzazioni. Peraltro sostanzialmente sono dell'area radicale da quando da 1975 sono quando ero più o meno da tempo. Quindi di cose ne abbiamo viste molto. Assolutamente quello che mi piace poco è un po' questa sorta di ripiegamento su se stessi, chiamiamolo, nel senso che non vorrei che alla fine si arrivi a parlare di queste cose, come pare che in effetti è accaduto, stia accadendo, nel momento in cui i soldi stanno finendo, cioè le campagne non hanno il successo che dovrebbero avere e quindi si torna su questo dato, che è un dato, cioè la problematica di sta pannella è chiaramente un dato che non nasce oggi e nemmeno ieri, insomma, su altri aspetti io veramente mi sentirei anche di aggiungere una questione 5 bambini che si è parlato in particolare il tesoriere della Lucia, anche la questione del servizio civile, anche quello è un modo di finanziare, avere risorse umane, tutto sommato con soldi che cosa fare, fare una campagna, d'accordo, acquisti spazi alimentari, fare iniziative politiche, sappiamo che se c'è una cosa, perché la campagna costa, però soprattutto è una questione di risorse, sappiamo benissimo, oggi una persona che prende ad esempio anche solo 200 euro, in realtà costa 5.000 euro, quindi da questo punto di vista su questo ad esempio non ho sentito niente, non ho sentito nessuno, però io vorrei far presente che l'era ha messo a disposizione da sempre tutto quello che aveva disponibile anche degli altri. Io so benissimo che ad esempio se dovessi conteggiare la parte di risorse umane negli anni non è di pochissimo, perché se noi facciamo anche un breve calcolo, l'era fino al 2009 2006-2009 era entrata nel servizio civile nazionale volontario subito, innanzitutto con l'idea che non poteva essere lasciato una condizione di questo tipo che non era certo quella classica del doppiettore, ma era assolutamente innovativa, c'era alla base comunque il concetto di difesa non civile, civile non violenta della patria, quindi anche lì l'assunto avere tutta una serie di organizzazioni italiane dove la soluzione non violenta, cioè classica, radicale, fosse totalmente assente. Quindi infatti siamo entrati e noi entrando in terza classe già potevamo avere la disponibilità di fare un progetto civile di circa 200 persone poi c'è stata una revisione anche perché sono ovviamente individui e da questo punto di vista siamo accetti. Però fatevi un breve calcolo. Il volontario sostanzialmente costa, quindi allo Stato, circa 6 euro. Moltiplicate per 12 mesi, moltiplicate per 100 persone, insomma circa sono diciamo 108.000 euro per 118. Se con 2, 12, 12, 112. Quindi di fatto andiamo anche alla grossa, 100.000 euro. 100.000 euro sono, se moltiplichiamo questo per quanto è 900, sono 300.000 euro.
3 anni, 2019, sono fatto un time, aggiungiamo 100.000 euro al giorno, mi rendi conto che la prima finanziamento però le cifre sono, sì, sono, capito, sono abbastanza alte, perché di fatto quello che volevo rappresentare era un po' il discorso che anche questo secondo me è importante. Io credo anche che è giusto fare un po' di scelta, ad esempio, se è vero che questo c'è un argomento nei confronti di un interno, l'ambito politico specifico dove dovrà sicuramente intervenire. Tra l'altro è anche vero che molte delle iniziative insomma il visto è abbastanza articolato negli anni e dalle cose. E da questo punto di vista io però credo che sia stato anche un danno non aver utilizzato quello che l'associazionismo ha potuto fare. Il Partito Radicale in quanto tale è un senso di organizzazione non governativa. Allora, l'era senza nessun problema fare delle leggi internazionali mandando dei ragazzi all'Olimpico, tra l'altro già abbiamo fatto delle fasi con il progetto di servizio civile internazionale, peraltro è andato benissimo anche per i ragazzi, perché sono tutti in partito, tranne i ragazzi che abbiamo dato su. Peraltro con anche una serie di facilitazioni eccetera, che non è molto. Quindi su questo fronte ecco, c'è molto da discutere. Volevo semplicemente accennare a questo dato per dire come non è. E allora lì bisogna chiedersi ad esempio quanto in effetti incide un tesoriere anche che non utilizza il un altro dibattito molto forte è stato sulla discussione, abbiamo un tesoriere che ha preso un po' di soldi, eccetera, sono stati qui nel bruciarlo, però è anche vero che quanto danno fa anche un tesoriere che non utilizza le risorse. Cioè, in questi anni una tesoreria del Partito Radicale, che non ha coinvolto tutte le comunità che aveva, faccio anche un altro stupido esempio, noi giù abbiamo 350 punti quadri. Quindi un'altra area molto grande, giù in Torre Argentina abbiamo un'area molto grande, 150 quadri che potrebbero essere benissimo utilizzato, che potrebbe essere benissimo anche la posta per la cosciuta, oppure utilizzato per gli archivi del Partito Radicale e così via, che sono interessati, ad esempio per fare anche il cambio di destinazione d'uso, anche dei miei amici alla sovrintendenza federale che mi hanno spiegato esattamente come bisogna fare. Insomma, adesso non è, senza entrare nella tecnicalità, però ecco, credo che tutto questo sia importante. E credo che in questi anni quello che è mancata la figura di chi è. Cioè, c'è stata una figura che è l'amministratore, c'è stato del tesoriere. Sono due cose nettamente diverse. Quindi, chiaramente una è il ministro del tesoro, tutta l'aura di cui abbiamo circondato anche questa figura, e l'altra chiaramente più somigliante al ministro del condominio. Quindi rispetto alle quote prende, divide, fa, eccetera. Poi un'altra cosa che ad esempio forse è il caso di sfatare appunto questo periodo, magari la questione, ho sentito anche la reazione del presidente del Partito Radicale, lui dice che ha dato 10 milioni di euro anche alle associazioni, cioè il Partito Radicale si è sfogliato per far finire le associazioni. Il Partito Radicale non ha mai preso una lista, nel senso non so chi gli ha dato, però forse è stato il caso che il presidente del Partito Radicale dicesse a chi gli ha dato questi soldi, noi non abbiamo avuto un danno, anzi per la verità abbiamo avuto un danno. Da questo punto di vista il non utilizzo di risorse significa ovviamente quindi anche di spazi, specificamente il concetto volontario di servizio civile puoi fare con oggetti, ma la misura di cui hai degli spazi da puoi riutilizzare,
quello che hai e così via. Il blocco del 350 cioccolati è un dato all'aria, a partire ovviamente soprattutto dall'era. La questione dell'erario, anche questa è una cosa che non viene valutata, nel senso che ho sentito che Lucia anche lì può iniziare, però sono tutte le radicali, ha messo insomma qualsiasi campagna possibile, immaginabile, richiesta. Aspetta che ci presentiamo, che sia in campo. Richiesta. Tante culture funzionarie, cioè titolari. Mezz'ora. Ah, grazie. La domenica mattina, sabato domenica sostiene l'ufficio. Quindi da questo punto di vista, quanto danno a procurare la situazione di Cali Sperando, questa disparità di trattamento? Io non, finora non ho mai, come dire, pianto da questo punto di vista miseria, perché ci sono molto da questo punto di vista sono di quattro miseria. E ormai da anni a Bari. Però se dobbiamo fare un discorso di abitato in 25 anni questa mirata critica bolognese, innanzitutto tesoriere di un'altra vita, sei passato dalla terra al mare, o meglio no, è ovvio che dalla nebbia al mare, diciamo, in questo momento stanno entrando 18 persone in servizio civile alla soluzione del caso di Taranto con un contratto attuale. Credo che il fenomeno di disoccupazione dei giovani riguardi non solo il mondo esterno, ma anche i giovani radicali. Lo mettiamo sul sito, non ho detto tutto, mi avrebbe fatto estremamente piacere, ma sapevo anche il desiderio dei giovani di entrare a casa. Poi, ovviamente, chi è più bravo entra da questo punto di vista, perché non rende di informazioni, no? Io però sono una polemica che è anche di altri, insomma, ho visto diventa una cosa un po' intersessori, sono quelli che è un gioco dove a me non appassiona, sono nemmeno la mia, io perché mi sento dalle politiche di esempio vedo un fondale ancora in pratica. Sono quelli che sono quelli che comunque hanno caratteristiche di entrambi i sessi. No, è ridicolo. Io vengo contemporaneamente a quattro. I transessori sono quelli che transitano da un sesso all'altro, che possono essere transessori. Spesso e volentieri alla radio, alla televisione, dicono c'è una donna che è subito un'altra cosa che chiederei a questo è che la questione non è che le piante smettessero di fare ancora una battaglia di prova assolutamente trita e trita, perché ci sono tutte le persone, nel senso che è detto intersessuale in questo senso, cioè che hanno entrambi gli uomini, vediamo anche che questa è una realtà, diciamo, non molto conosciuta, ma a presente. Credo che ormai non c'è, oltre c'è un film che ha messo in parte, che si chiama X, l'avanguardia tutte e due, sono diciamo realtà scientifico nuove, magari giustamente per chi non conoscere nella mia fila, però c'è anche delle grosse imprese. Facciamo un esempio banalissimo: in Europa non c'è nessuna impresa che riguarda le fornali alla parte energia. La fila si sta attiva e mai così, anche lei che ci riesce a fare l'arma già da un po' di tempo, telefoni, le tablet e così via, è americana. Google con Android, anche il suo sistema operativo, è americana, in Europa, mezzo miliardo di persone. Allora, io continuo a stupirmi come in Casa Radicale, essendoci un'organizzazione, un'associazione di giovani operanti che esiste da 25 anni, ossia molti più anni di radicali italiani, possa essere possibile ignorare il tema, se non penso che la popolazione, cioè come radicali lo sappiamo. Allora, come è possibile?
possibile. E magari questo, se volete, è anche il motivo per cui questa è la mia frizzante percentuale. Ma lo stesso, ti basta di quella? Spero di sì, vediamo. Allora aggiungo con questa, così non sarà frizzante. Per adesso, partito del benessere, non voglio più un partito della lotta, o meglio, non voglio solo un partito della lotta alla partitocrazia, perché stiamo parlando di spiccio. Cioè, difatti il problema è ben altro, i giochi sono di carattere geopolitico, riguardano 500.000 di persone, quello che io voglio fare è l'esercito degli Stati Uniti d'Europa, il che significa ovviamente innanzitutto dipendenza e difesa, non è mai esistito un paese senza un proprio sistema di difesa, e tra l'altro a questo proposito colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa, il fatto che gli Stati Uniti d'America hanno un loro esercito e un loro pentagono. Il pentagono è quello che finanzia per il 90% la ricerca pubblica americana. Dall'informatica, che ho controllo, virus, ultimamente addirittura un bando per creare microvirus, ovviamente loro sono, no, abbiamo capito il giochetto, loro praticamente attaccano per difendersi, no? Sì, diciamo, anche questo è un po' la... che insomma a Roma conosciamo benissimo, no? Chi me l'aveva più nome a Roma, e quindi loro cercano di mettere fuori la mano e governare un'appartenenza localistica. Sì, anche se io sono, anche se sono pure una razza abbastanza, sono andato a San Valentino, quindi sono veneto, però da genitori siciliani ho fatto la parte elementare a Palermo, quindi poi è vissuto l'ultima parte di Roma, quindi questo punto è stato un bastardino, insomma, almeno di e quindi ecco. Per farti un esempio, allora, non avere un pentagono europeo significa non avere una ricerca europea. Cioè è ovvio che la prima cosa che io farei se fossi il primo presidente degli Stati Uniti d'Europa sarebbe creare ricerca, creare, fare in modo ad esempio. Il paradosso per l'altro è che sono praticamente quasi tutti i sistemi operativi derivati da Linux, che è stato fatto sostanzialmente da una svedese, insomma, da un europeo. Però sì. Volevo soltanto darti qualche altro minuto per darci dei riferimenti. Non sono legato a rapidamente. Sì, dunque, io quello che ci vorrei tutto è far considerare tutti quanti veramente un corso di lingua internazionale. Vi do il sito nuovo. Nuove portate potranno ovviamente entrare da Democrazia Linguistica.it, no, il sito nuovo è patriaeuropea.it, lì possono scaricarsi un discorso dove potranno consultare tranquillamente con mano, entrare in contatto con quelli che sono i cittadini del mondo, quindi vogliamo, secondo una base democratica, con la lingua della maggioranza, fatto, e da questo punto di vista questa è la cosa mia. Ci direi più a dire, perché è un corso gratuito, sono 12 lezioni, hanno anche un tutor che li segue, e questo mi pare la cosa più importante. Per il resto tutto il prossimo anno sarà legato alla sostanzialmente a questo progetto di servizio civile che abbiamo iniziato, si chiama Italianieri, che facciamo in collaborazione con gli italianieri e che ha a che fare sostanzialmente con la difesa e la valorizzazione della comunità italiana. Ricordiamoci che siamo in una situazione estremamente drammatica, perché ormai abbiamo addirittura delle università, nel caso del Politecnico di Milano, che vogliono passare totalmente alla lingua inglese, non insegnando più lingua italiana, che significa il crollo dell'editoria in lingua italiana e tutto il resto, quindi sostanzialmente un depauperamento di tutta quella che è l'opportunità di tutti questi secoli, quindi di sapienza, di conoscenza che abbiamo. Un'altra cosa, scusate. Di aggiungere a questo proposito, perché per dire, no, per farti un esempio di come in realtà basterebbe poco per capovolgere la situazione, i fondi del Benefice, cioè le università vengono aggregate in Europa come peculiarità che ha il paese, questo è il paese del Benefice, il 75% dei fondi, la musica, non a caso, è molto forte, eccetera, questo è il mondo italiano, ovviamente la bella lingua, il bel paese, non parliamo poi del mangiare, quello che ci interesserebbe tutto è lavorare
si può riportarlo a livello universitario, cioè accorpare tutta una serie di peculiarità che noi abbiamo nell'architettura, nell'arte, nel testo universitario, alla cucina e quindi anche la necessità, del gusto, chiamiamolo così, insomma, una parola più o meno generica, i conservatori. Non so se sapete, ma ad esempio non esistono conservatori per la musica del genere, una follia. E da questo punto di vista sono convinto che tutti chiederanno a tutto il mondo, giovani italiani che fanno in italiano, ad esempio. Questo per farti un esempio di come in realtà i presupposti di pensare in modo diverso che non siano quelli della globalizzazione cambiano anche le prospettive per le opportunità di lavoro. Il programma appuntamento su Liberi molto di più. Grazie, buon congresso.